Allora, vediamo come si può armonizzare nel modo più semplice possibile o detensionare. La cosa che puoi fare inizialmente è prendere la nota della melodia, in questo caso c'è la bemolle, se vedi che accordo c'è sotto, quindi un fa minore, semplicemente con un la bemolle accanto. Stessa cosa in si bemolle, ce l'ho qui e posso fare questo. Si bemolle settima, questo è sempre il rivolto tonica, quinta, settima, terza. Mi bemolle, stessa identica cosa, tonica, quinta, settima, terza, mi bemolle settima, la bemolle, settima maggiore, con lo stesso rivolto. Ecco, in questi casi vediamo la cosa più semplice, poi vediamo le alternative che abbiamo. Do minore, stessa cosa. Oppure posso farla qui. Uso tonica, quinta, settima, terza, ma con queste corde. Fa minore. Si bemolle, stessa cosa, in mi bemolle, la bemolle, tonica, quinta, settima, terza. Io sto facendo tutti uguali gli accordi, tonica, quinta, settima, terza. Poi la semidiminuito, in questo caso il lavoro del chord melody è dato molto dalla mano destra che suona magari in un'unica posizione più note. Posso fare anche questo. Questo può essere visto come Mi minore o Sol maggiore, ci stanno bene entrambi. Sol maggiore di nuovo, perché devo fare tre note praticamente, tutte e tre dentro il Sol maggiore, quindi farò tre Sol con queste tre note al canto. Il primo posso fare questo, o posso fare un Sol sesta a scelta, questo. Minore, prima sarà con la quarta. Questo è un cromatismo, quindi o non fai niente oppure fai lo stesso accordo mezzo tono sotto, che può essere un sus a tuo gusto oppure settima nona. Il diminuito è perfetto perché dobbiamo fare un re settima con il do al canto, in questo caso il diminuito lo fa diventare nona bemolle e risolvo a Sol con il Si al canto, continuo. In questo caso Fa semidiminuito, prima con l'undicesima e poi con la terza minore, e dobbiamo fare un Si con il Si al canto, quindi di conseguenza possiamo fare un cromatismo qui e poi il Si settima con questo Si oppure questo. Con la chitarra devo cercare tutte le possibilità che ho di fare quel determinato accordo e anche perché non abbiamo le stesse possibilità del piano, questo è uno. Stessa cosa che ho fatto in Sol, la ripeto in Mi, quindi diminuito e poi il Mi con il suo Sol diesis al canto. Ultima A. Questo è un, visto così, è un re bemolle minore settima nona e questo è, può essere un re minore, re bemolle minore sesta oppure un sol bemolle settima nona. I bassi spesso li puoi anche togliere. Poi qui si ha un terzo grado, la bemolle, terzo grado, do minore con la terza minore al canto. Si diminuito, prima canta il Sol, poi il Fa, quindi abbiamo un Si diminuito prima con il Sol al canto che fa parte della sua scala, e poi diminuito,
qui la melodia fa la triade. Su si bemolle minore, quindi posso fare, scusa, sono tutti accordi costruiti nella scala di si bemolle minore dorico, ma non sono necessariamente visti per forza come rivolti di si bemolle. Questo è il si bemolle con la terza al canto, questo è sempre lo stesso con la quinta al canto, se no posso fare, seguire gli accordi del modo e fare, si bemolle minore, re bemolle settima maggiore che è il suo rivolto, anche questo è un fa minore, però in realtà sto suonando sempre nella scala di si bemolle dorico, questo di si bemolle infatti è quinta, nona, undicesima e settima. Questo è si bemolle con la terza minore al canto, l'ultimo si bemolle con la quinta al canto. Mi bemolle con la terza al canto perché canta queste. Quindi ultima A. Sesta. Ok, questa è proprio l'armonizzazione base chord melody senza l'aggiunta di altri accordi di passaggio o di cromatismi vari.